Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Il noto rapper Fedez, al secolo Federico Lucia, continua a far parlare di sé per le polemiche che lo circondano, sia a livello personale che professionale, attirando costantemente l'attenzione dei media. Il suo ultimo singolo Di Caprio, in collaborazione con il rapper Nicki Savage, è stato rilasciato a mezzanotte, generando grande fermento tra i fan per i presunti riferimenti alla sua ex moglie Chiara Ferragni. La canzone racconta le aspirazioni di una giovane studentessa di moda nata nel 2004, con il desiderio di cenare da cracco e viaggiare a Capri a bordo di una Maserati. Fedez scherza su se stesso non essendo Leonardo DiCaprio e ironizza sulla somiglianza con Britney Spears, man mano che perde i capelli. Le parti più taglienti del brano, rivolte chiaramente alla Ferragni, sono cantate da Nicki Savage e sono piene di polemiche e frecciate. Il rapper sembra continuare a fare riferimenti alla madre dei suoi figli, nonostante la fine del loro matrimonio, suscitando critiche per il suo comportamento provocatorio. Recentemente, Fedez è stato criticato per aver menzionato Taylor Swift nel brano, attirando l'ira dei fan della cantante americana. La sua strategia di circondarsi di giovani artisti per mantenere la sua rilevanza nel mondo musicale sembra non essere ben accolta. Attualmente, Fedez e Chiara Ferragni stanno procedendo con il loro divorzio e sono in corso trattative per il sostentamento dei loro due figli, Vittoria e Leone. Nonostante l'offerta finanziaria del rapper sia stata considerata inadeguata da alcune fonti, sembra che Fedez si farà carico delle spese di istruzione e mediche dei bambini. Tuttavia, le azioni provocatorie di Fedez nei confronti di Chiara potrebbero complicare ulteriormente le trattative per la separazione.